Fu rapita. Coraggio è la parola in cui più ci si imbatte ripercorrendo la storia di Franca Viola, lei che invece si riteneva artefice di un atto di non così grande coraggio, ma diceva di una normale scelta dettata dal cuore, il cuore di una ragazza siciliana di quasi 18 anni, rapita e violentata, che nell'Italia del 1965 si ribellò al destino che pareva scritto del matrimonio riparatore, più che una consuetudine, un articolo del codice penale, il 544, che prevedeva l'estinzione del reato per l'autore dello stupro e per i complici in caso di nozze tra la vittima e il carnefice. Una scelta obbligata per evitare la vergogna e lo stigma del disonore sociale. Franca Viola disse no. Disse no a Filippo Melodia, rampollo di una famiglia di mafia, che di fronte al suo rifiuto di fidanzamento la rapì per abusarne. Disse no e fu la prima a farlo. Portò in tribunale il suo aguzzino e i complici in un processo che vide condanne pesantissime per quello che era un reato contro la morale e non contro la persona. Grande fu l'eco della vicenda, tanto che già nel 69 il regista Damiano Damiani realizzò il film La moglie più bella, in cui Franca viene interpretata da un'esordiente Ornella Muti. E non è la sola traccia che ha lasciato nella nostra memoria collettiva. Basti citare la canzone La regina senza re, scritta da Otello Profazio col poeta siciliano Ignazio Buttitta, e il cortometraggio Viola Franca della giovane regista toscana Marta Savina, presentato lo scorso anno al Tribeca Film Festival di New York. Oggi Franca ha compiuto 70 anni, è riuscita a sposare Giuseppe, l'amore della sua vita, a cui si era promessa prima dei vergognosi fatti patiti. Ha potuto vedere l'abolizione dell'articolo 544, avvenuta fin troppo tardi nel 1981. Ha potuto incontrare due pontefici, Paolo VI, all'epoca del suo matrimonio. Giuseppe, ma che ne sa il Papa di noi? Si chiedeva. E Francesco, lo scorso novembre, a cui ha consegnato il rendimento di grazie al Signore per, sono le sue parole, la vita meravigliosa avuta. Una vita in cui l'amore dei suoi uomini più importanti ha superato il male inflittole da altri maschi, come ricordava l'8 marzo 2014, ricevendo al Quirinale il titolo di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Mio padre mi ha sostenuta. Grazie a mio marito che mi ha sposata, pur sapendo che era in pericolo di vita. Devo ringraziarla e dare a loro questo premio a mio padre e mio marito.